nell'episodio precedente di Stone Castle. La melodia della resistenza. La pozione della resistenza. Fede, guarda qui. C'è una scatola simile a quella che ho trovato pochi giorni fa. Solo che sulla mia c'è scritto pozione della resistenza. Scatola! Ok, chiunque sia stato, non deve essere andato lontano. Uè, ciao Federico, ti ricordi di me? Come va? Tutto bene? Fede, ma che succede? Questo? Fede, scusi, ma perché quella stanza che abbiamo passato prima era chiusa a chiave? Quella è la mia camera. E lì nessuno deve entrare. Kyle, sbaglio, la camera di Lenny è aperta. Sì, ma non vuole che ci entri nessuno. Sta porta nascosta? Questo è Lenny. Vero? Ma quello chi è? Calma, cos'è quella rigonfiatura? Lo so, ma non è normale. Una chiave. Cacchio, Kyle! Vieni un po' qui. Una scatola. Ecco che me l'ha rubata, ma perché? Ma che diavolo? Una cassetta. Pronto? Salve all'ospedale Guzzi. Suo fratello sta peggiorando. Forse è meglio che venga a trovarlo. Ma che facciamo? Procediamo subito con l'operazione? Dovete procedere! So che tu sei fidanzato con Miranda. Ma ti ho visto stare con Sofia. Sì. So tutto io, tranquillo. Se vuoi avere delle risposte, e se vuoi mi aiuto, e di conseguenza la risoluzione di tutti i tuoi problemi, devi far fuori questo tizio. Si chiama Lenny, del maggiordomo del castello Stormo. Appena te lo dirò, tu dovrai ucciderlo. Ci stai? Ci sto. Comunque sì, lavora come cameriere al ristorante Il Triangolo d'Oro. Non ci crederai mai, anche il mio lavora lì. No, davvero? Ma una curiosità, il tuo fidanzato come si chiama? Mirko. Scusami, ma ora devo andare. Ma che? Ciao. Mirko, muoviti! Apri! Voglio delle spiegazioni! Ok! Guarda là, ti piace, ti piace. Miranda, so che mi hai sempre voluto e mi hai sempre amato. E invece a me non mi vu. Ma guarda te, per tua sfortuna io non mi faccio niente. Io non muoio. Miranda, aiutami. So che mi hai sempre voluto. Come.
Pronto. Chi sei? Ho risolto il tuo problema. Ah, magnifico! Sa una delle parole! Non ti esaltare troppo. Ora tocca a te. Ma dovrai aspettare. Ti richiamerò. Ma dovrai essere pronto. E lo ammazzerai in base a quello che ti dirò. Ma perché? Non ti ha pagato? Non fare domande. Allora, questa mappa è logico che deve rappresentare Odionto. Ma non è Odionto adesso, quella di 50 anni fa. Ovviamente. E ora, veniamo alla X. L'asse. L'incognita. Ma che? Ha cominciato tu. Guarda l'asse, parallela alla strada. Chissà cosa significherà. Non lo so, però scusami, a rigor di logica, qui c'è il bosco. E credo che 50 anni fa c'era comunque. Certo, mica gli alberi crescono dal giorno alla notte. Esatto. Perciò questo deve essere un percorso tracciato nel bosco. E guarda, arriva esattamente alla X. Capito, ma cosa significa? Non lo so, eppure a me suona familiare. La X? No, la Y. Scemo, il percorso mi sembra di averlo già fatto. Mi vuoi dire che 50 anni fa eri lì a memorizzare tutti gli alberi che si è passato quello che ha disegnato la mappa? Kyle, ti sembra una cosa possibile? Viaggio nel tempo? No, viaggio nella tua testa, alla ricerca di qualche neurone, ma mi sa che è Mission Impossible. Dai, smettila! Non so, i fratelli gemelli non stanno in cielo in terra. Comunque, dicevo, mi suona fa... Ma certo, quadra tutto! Iris alla mappa, la casa abbandonata, la cantina. Ah, cosa hai capito? Allora, seguimi. Ok. Iris mi conduce alla casa abbandonata, okay. Ma allo stesso tempo mi dà una lettera che mi dice di iniziare le ricerche dalla cantina. E lì trovo una mappa. Iris voleva darti la seconda possibilità di tornare alla casa abbandonata. Esatto, lì ci deve essere qualcosa. Il tesoro! Molto probabilmente. Dai, prepariamoci. Visto, abbiamo trovato il passatempo. Chiamalo passatempo. Cioè, adesso che non me la sento più. Dormo poco. Guarda, io te lo dico. Spassionatamente sarei venuto a pesca con te. Dai, smettila, che tra poco arriva Lenny e mangiamo. Sì, eh? Kyle, l'hai sentito? Dietro al tronco. Ok, al tre lo prendo. E lo bracco. Ok, io resto qua, fermo a fare il palo. Fifone. Uno, due, tre. Preso! Preso chi? Mica sono una farfalla. Mi scusi! Oddio! Cerchiamo dell'erba per le camomille. Sai, al bar ultimamente fanno molto. Sì, però purtroppo la scusa non tiene. Perché io non vedo in sto paese gente che si prepara infusi. O perlomeno non vedo piante di tiglio, melissa. Oh, ok, ok, ti stavo seguendo. Ah. Ecco, mi farebbe un piacere se la smettesse. Dammi del tu. E poi non posso. Tuo zio Alfredo mi ha chiesto di seguirvi. Alfredo? Suo zio? Che cacchio succede? Calma. Federico, io conosco tuo zio. E prima di morire mi ha chiesto di seguirvi. So dove state andando, alla casa abbandonata. Vengo anch'io, lasciate che vi faccia da guida. Per me è ok, sa come mi chiamo, conosce lo zio, va bene. Ti dirò di più, il CD è a casa tua, te l'ho fatto recapitare io. Ma sapessi. Per me va bene se lui viene o no, ma ci sbrighiamo? Sì, no, va. Pronti? Questo. Presta, ma che fine ha fatto quel bel cappello che indossavi? Ah, quello. L'ho perso. Non sai quanto mi dispiace. Povero nonno. Piuttosto, fammi andare a casa, che devo cambiarmi, visto che mi hai fatto sporcare i vestiti. Sì, ma la sai la strada? Sì, lo so. Ci vediamo là. Vabbè, ciao. Ciao. Ma sa come tornare a casa? Spero per lui.
vietato usare il telefono qui. Ciao Sam. In bocca al lupo. Lenny, incidente. Finalmente. Non ci credo. È da un anno che aspettavo questo momento. Lenny, attento. Non sforzarti. Sta arrivando il dottore. Lenny, suo fratello si è ristabilito. Può tornare a casa. Basta solo aspettare che si svegli. Dottore, forse non capisce. Lui si è svegliato, capisce? Si è svegliato! Come si è svegliato? Si muova! Ma le analisi non hanno rilevato nulla. Dottore, forse non ci crede. Ma in fondo in questo momento neanche io ci sto credendo. Però, capisce? Ha parlato! Capisce? Mi ha parlato! Ah sì? E cosa avrebbe detto? Sentiamo. Ha detto il mio nome 2 volte. Seguito prima da incidente e poi da attento. Ma che diavolo? Ma che cos'è questo? Ma che posto è questo? Ma non che posto è questo, ma che cos'è sta roba? In effetti, fili? Una ragnatela di fili? Messi a proteggere qualcosa. Esatto. Di là ci deve essere qualcosa. Il tesoro. Ma quello che mi chiedo è, sta stanza e sta ragnatela saranno qui da 3-4 anni. Possibile che nessuno sia entrato di qui, passato sotto ragnatela e andato di là? In fondo all'ingresso non c'è nessun ostacolo. Certo, ma c'è un problema. Negli ultimi mesi di vita di Alfredo ho sentito dei rumori provenire dalla cantina, come se qualcuno stesse lavorando a qualcosa. Io ho pensato subito ad Alfredo, visto che in casa eravamo in 3 e Lenny stava preparando il pranzo. Cioè, tu quindi mi stai dicendo che forse sta lavorando a questo? Lui negli ultimi mesi di vita mi diceva che stava lavorando a una creazione. E se allora... deve essere questa. Fermo! Ah, e che è? E finisci ad ascoltare, mannaggia a te! E se io non volessi? Stai per prenderti una mano? Sono tutto orecchi. Alfredo mi parlò della creazione e mi disse che c'era un'enorme natella di fili piena di acido solforico. E se allora deve essere questa? Facciamo una prova. Ma che... ma... come mai giri con delle carte in tasca? Ieri sera al bar ho fatto tardi. Abbiamo giocato a carte con gli altri dipendenti. Sapevamo che avremmo giocato e quindi mi sono portato la copia del mio portafortuna. Quella carta? No, la sera del bar. Era per chiarire. Ah, vai avanti. E niente, adesso dovremo vedere veramente se ci sono se c'è l'acido sul filo. La carta dovrebbe squagliarsi oppure bruciarsi. Ok, ci serve un modo per andare di là
E non passa attraverso i fili come se fossero laggi laser di fin d'azione? Ma se lo fanno nel film, vuol dire che si può fare. Ah, sì, bene. Tu Chris vai, dai. No, non ci tengo. Ma cosa facciamo adesso? Voliamo. Che cacchio dobbiamo fare? Li tagliamo. Bravo Sherlock. Ma c'è un problema. Con noi abbiamo un barista, non un parrucchiere. Ma non avete delle forbici? Niente, dovremo tornare qui. Le prendiamo a casa e ritorniamo. Dai, andiamo.